Allora, Dotti, della serie facciamo un altro scherzo a mia suocera, anche perché lei casca in tutti. Ora la stiamo chiamando. Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, organic coleotropes began to drool me, and all developed tools we built the world. A che binario? Science, history, nulla di nuovo. Ma prendi la forchetta prima. Ce lo so. Matto, posso? Sì, insomma. Perché praticamente devono fare un'altra fossa qua a casa. Ha detto papà? Sì, mi sa di sì. Come cazzo è? Come cazzo è? Non solo, ma è venuto Giovanni, dice che casa poi sarà inagibile perché devono fare la fossa, devono chiudere l'acqua. Un Mi disastro. devi dire? Boh. Tu quando te ne vai a Sava? Mo', dipende quando la vengono a fare. E per quanto manca l'acqua? Una settimana. La Madonna, una settimana. Oh. Non so, se... Vai piano. Vabbè, come ne abbiamo questa conclusione? Si è otturata la vasca, ma la vasca non era otturata, è praticamente la pozza che ormai è troppo piena e non è che non sperde, è troppo piccola la fossa, capito? Visto sia andata vicino. Eh sì. Mi sono piedi, quindi è una cosa rossa. E mo non lo fanno. Non ce l'hanno. Vabbè, ci si è accorto di questo problema. Ma nessuno se n'è accorto, io già l'avevo detto a Roberto, secondo me è piena la fossa. Oggi è venuto a stappare la vasca, invece quando dice ma non c'è niente, non c'è niente, poi alla fine ho detto ma vedi la fossa? Quando ha visto la fossa dicevo avevi ragione, è piena. Ho detto scusa, Non ma ci è un mese e sbagliate. mezzo che sto a casa. Ma non ci sbagliate. No. La Madonna, come cazzo che non ci sbagliate? Non solo, è anche piccola, come capienza. Vabbè, sì, è piccina un capienza, vabbè, però non ci sbagliate. Perché sa la roccia. Ammincia, la Madonna, manco da c'è la carta lei. Ho baciato a casa, l'ho passata sempre. Mi pensavo che andare a perdere. No, in teoria sì, ma o non hanno trivellato bene, picco, cioè, non lo so che cazzo, non lo Vabbè, so. ma non la fanno buco. La madosta. Devono fare. Adesso. Quella non la puoi più toccare, non la puoi più toccare. Devono fare un altro buco, scollegare il tubo che sta a perdere nell'acqua, nella terra. Scollegare quello, fare un'altra fossa davanti a quella in modo che si collega fossa con fossa. Macello. Quindi come porta della miseria che ci porta questo? Cristo mio. E ci rimane soltanto quella, ogni mese, praticamente. Come a casa nostra. Sì. Mamma vuole Ma ancora. mo, il danno più grave è casa, che è l'inagibilità per almeno una settimana. Facciamo si maneggiano. Poi venga la vacca a casa tua. Presidente? Presidente? Mi venga la vacca a casa tua. Ma è come stretto, perciò di chiudere la mia, eh! È un programma bancario. E ci siete? Ogni scusa è buona, eh! Beh, questa volta non c'entriamo niente noi però, eh. Ma forse non fa niente, voi italiani. Va bene, va. Allora, Dotti, ho cominciato palestra da circa una settimana ed oggi, anche oggi, sono dolorante, ma non ci lasciamo abbattere perché noi abbiamo la nostra statistico, la I, che fa il lavoro sporco al posto nostro e quindi anche ogni ora adesso Corroe Scalping ci restituisce
Le indicazioni operative che più di tutte hanno più probabilità di portarci in profitto è nella serie di workshop gratuiti che abbiamo riservato per ora soltanto ai clienti. Abbiamo lavorato live per mostrare loro quanti piccioli si fanno anche con ROI scalping, soprattutto in abbinamento al metodo Thousand Dollar Investor, che al contrario di quello che possa pensare qualcuno, non è assolutamente obsoleto perché è complementare al ROI scalping, perché con Thousand Dollar Investor, che restituisce le indicazioni operative che più di tutte hanno più probabilità di portarci in profitto una sola volta al giorno, abbinando questo al ROI scalping, noi abbiamo l'ora migliore in cui entrare a mercato su uno strumento finanziario piuttosto che un altro. E questo che cosa vuol dire? Aumentare la qualità temporale, tra virgolette, di ingresso a mercato, quindi identificare l'ora migliore in cui bisogna vendere o comprare un determinato strumento finanziario, come ci suggerisce la nostra statistica online. Ma al di là di tutto questo, che comunque continueremo a mostrare live solo ai nostri studenti fino al 20 settembre, durante i workshop che stiamo organizzando ogni sera dalle 19 alle 20, qui sempre tanto da fare. Infatti, dal 20 abbiamo ingaggiato le nostre donne delle pulizie che devono necessariamente aiutarci a far che cosa? A resistere allo strazio che i nostri figli lasciano ogni giorno. Oggi Dotti prenderò parte ad una sfida, questo perché Domenico Nisi, direttore commerciale della mia azienda, uomo da diverse centinaia di migliaia di euro l'anno di fatturato, ha voluto sfidare me, fondatore della MT Investments, in una sessione di gambe. Quindi oggi vedremo chi vincerà, chi resisterà di più, chi alzerà più peso con le gambe. Stay tuned. Si va, eh? Oh, riprendi. Poi io riprendo te. Vado, eh? Reggi tirato, sì. Due, scendi di più, apri un po' di ginocchio. Sì, apri un po' di ginocchio. Sì, non troppo. Forza. Porca troia, ma sono più di 130 euro. 130. Porca troia. 25, 45, 55, 65. Come allenarsi quando si va in profitto con lo scatto. Giusto.